Dalla salvezza di Perugia, scelte errate, ha pagato Breda, il meno colpevole. Ora Grassadonia, ma servirà un'impresa. Errori a monte, le responsabilità del club sono precise. Dopo la salvezza, nello spareggio di Perugia, sarebbe stato doveroso, indispensabile, un repulisti. Quanto mai necessario un rinnovamento profondo e radicale. E invece nulla di tutto ciò. Tra mille difficoltà, Sottil era riuscito ad evitare la retrocessione centrando l'obiettivo. Avrebbe meritato la conferma. Infelice e sbagliata la decisione di puntare sul ritorno di Oddo, che ha avallato tutte le scelte di mercato. Molti doppioni, organico male assortito, con diverse criticità in tutti i reparti. Si dice che il tecnico pescarese non fosse contento della rosa allestita. A quel punto avrebbe dovuto dimettersi il 5 ottobre, giorno di chiusura della sessione estiva. Se invece è soddisfatto, come ha asserito e dichiarato in tutte le interviste, i risultati, per inciso disastrosi, lo inchiodano. 7 sconfitte in 9 partite, appena 4 punti, 6 gol fatti e 19 subiti. Non solo. Pessima gestione del gruppo e un'idea di calcio con questo organico complicata da mettere in pratica, fondata sul possesso palla, a conti fatti sterile e pochissima interdizione. Del resto i numeri appena ricordati lo testimoniano. Ma ripetiamo, le responsabilità sono sempre del club, che ha sbagliato scelte e strategie. E veniamo a Breda. Il tecnico trevigiano ha trovato solo macerie. Ciò malgrado è riuscito a dare subito la scossa. Nelle prime 8 partite ben 12 punti, ovvero il triplo del suo predecessore, con una partita in meno. 9 reti realizzate, altrettante incassate, e 4 gare senza subire gol contro Ascoli, Pisa, Cosenza e Reggiana. Quindi l'inatteso, per certi versi inspiegabile, crollo. Nelle 6 sfide successive alla trasferta di Reggio Emilia, un solo pareggio e 5 KO, l'ultimo dei quali col Venezia all'Adriatico, diventato ormai terra di conquista. 7 sconfitte. Nel frattempo il mercato di gennaio, il club ha cambiato tanto. Sono stati presi, tardi, giocatori di curriculum sì, ma con poco ritmo gara e scarso minutaggio nelle gambe. Ci riferiamo ai vari Sorensen, Rigoni, Macin e Tabanelli. Lo stesso De Sena, che nel Brescia, a dire il vero, ha giocato con continuità e apparso in affanno. Nel contempo l'organico è rimasto extra large, con 30 giocatori, una enormità. Attacco povero, Seter involuto e in condizioni fisiche approssimative. Giannetti non ha ancora debuttato per infortunio. Odgaard bravino, ma acerbo. Se a questo aggiungiamo le arcinote lacune del reparto arretrato, essere ottimisti è più che altro un esercizio di fede. Naturalmente d'obbligo provarci sino alla fine. Grassadonia ha a disposizione 15 partite. In bocca al lupo. Non ci sono solo loro.